Siamo passati da un periodo di totale nulla cosmico ad un periodo in cui ci sono moltissimi MMO all'orizzonte. Eccellente. Bentrovati a tutti in questo nuovo video! Oggi volevo parlare insieme a voi di Tower of Fantasy. Molto probabilmente avrete sentito parlare di questo nuovo MMORPG. Avete capito bene, MMORPG. Partiamo dalle spiegazioni di quello che è Tower of Fantasy per chi non conoscesse questo titolo. Si parla di un MMORPG anime style di cui in realtà non avevo sentito parlare fino a pochi mesi fa. Di norma seguo tutto il mercato MMORPG, però non so per quale motivo questo mi era sfuggito. A quanto pare in realtà è in produzione da parecchio, è da tanto che ci stanno lavorando e pare proprio che non siamo così lontani in realtà da una release. Tra l'altro la cosa che salta all'occhio subito è che appunto è un MMORPG anime style che ricorda molto molto Genshin Impact. Infatti molti hanno già chiamato al plagio, hanno detto ah beh questa è una copia di Genshin Impact. In realtà questo è come sarebbe stato probabilmente Genshin Impact se fosse stato un MMORPG. Perché ricordiamo che comunque una delle più grosse problematiche di Genshin è proprio il fatto che ti obbliga a determinati contenuti giornalieri, però a tempo. Io da settembre che comunque ci gioco attivamente, sono all'endgame e ci gioco praticamente ogni giorno da quando è uscito. Faccio le daily, faccio le mie missioncine, però alla fine più di tot al giorno non ci puoi giocare. Cioè ci sono delle giornate dove se ci passi un quarto d'ora 20 minuti è già tanto. Quindi nonostante comunque ci siano molti contenuti sono limitati. Cioè il login giornaliero, le daily che ti costringono a loggare e ci sono gli eventi che sono per carità belli, ma ricordiamo che Genshin Impact non è un MMORPG, è un JRPG con meccaniche gacha. Qui stiamo parlando invece di Tower of Fantasy che sì è vero ricorda molto Genshin Impact dal punto di vista della grafica, ma si propone ad un pubblico totalmente diverso, appunto il pubblico degli MMO, perché stiamo parlando di un gioco che si propone per le masse, di un gioco che molto probabilmente, dico proprio molto probabilmente perché purtroppo ancora non ho avuto la possibilità di metterci sulle mani, avrà forse il PvP, avrà comunque un sistema di crafting, avrà un sistema di building, ci saranno armi diverse da poter utilizzare, quindi stiamo parlando di proprio un'altra tipologia di gioco, appunto un MMORPG. Cosa molto importante che lo differenzia appunto da Genshin è che qui abbiamo ad esempio il character creation. Non è un character creation chissà quanto espanso, ecco, non immaginatevi quello di Black Desert dove potete veramente fare la qualsiasi, però potete comunque creare la vostra waifu o il vostro asbando come si suol dire. Potete creare il vostro avatar sempre in tipologia anime. Ci sono diversi preset, potete cambiare colore dei capelli, colore degli occhi, forme, potete cambiare comunque diverse cose. Come dicevo prima, non aspettatevi di trovare chissà cosa, ma di sicuro potete personalizzare, cosa che non si può fare ad esempio su Genshin perché qui stiamo parlando invece di un titolo gacha. Ad esempio, una meccanica che ha in comune invece con Genshin è quella dell'arrampicata. Infatti abbiamo notato in diversi video, in diversi gameplay, che ci sono i personaggi che si possono arrampicare. E ha preso anche il gliding di Genshin e l'ha evoluto diciamo nel volo. L'ultimo MMO che ho giocato dove si poteva volare è stato Ion. Non è stato il primo perché ricordo in passato c'era anche Perfect World dove si poteva volare, poi ne sono stati sviluppati di diversi, però diciamo che è una meccanica sempre interessante quella del volo, specialmente se c'è il PvP, perché solitamente non sono facili da equilibrare le classi in PvP. Di solito i ranged hanno un pelino di marcia in più rispetto ai melee, dipende molto da quello che sarà poi il bilanciamento delle skill, ma io sto sempre mettendo le mani avanti dicendo ragazzi non ho moltissime informazioni ancora su questo MMO perché per il momento è in closed beta. Ci si poteva iscrivere a questa closed beta, purtroppo io non ho fatto in tempo perché come vi dicevo io fino a poco tempo fa purtroppo non ero a conoscenza dell'esistenza di questo MMO e me ne rammarico tantissimo perché tra l'altro sembra veramente bello e quindi non ho fatto in tempo ad iscrivermi alla beta, ma seguirò con vivo interesse, comunque vi farò sapere se ci sono update perché comunque sono nelle community MMORPG e quindi comunque riesco a carpire informazioni.
Una delle prime cose che ci colpisce di questo MMO è sicuramente la grafica e la fluidità delle animazioni. Infatti il gioco era partito con delle animazioni, non dico legnose, però non proprio fluide, ecco. Cosa che invece adesso è stata totalmente risolta. Si vede che comunque gli sviluppatori stanno lavorando tantissimo al titolo, perché sono andata a recuperarmi appunto vecchi video del gioco e si vede proprio l'abisso di differenza rispetto a quello che è lo sviluppo ora. Vediamo proprio delle animazioni estremamente fluide, movimenti veloci, la grafica è bellissima, i colori sono molto vivi, davvero graficamente sembra una perla, stanno facendo un ottimo lavoro e sono convinta che questo sia solo uno dei tanti miglioramenti che comunque sono stati fatti durante il corso degli anni e dei mesi in cui, porca miseria, non ero a conoscenza di questo gioco. Che cosa mi spaventa tantissimo? Mi spaventa tantissimo che si sa già che sarà free to play. So che molti di voi grideranno evviva, saranno super felici di questa notizia, appunto, del free to play. Io un pochino meno, perché ho sempre paura degli MMORPG free to play per gli squilibri che di solito vengono dallo shop. La mia speranza è che sia uno shop principalmente estetico e che non ci siano, appunto, troppe facilities o che non ci siano troppi oggetti che vanno comunque a squilibrare il gioco per chi shoppa rispetto a chi non lo fa. Insomma, speriamo che facciano un buon lavoro per quanto riguarda l'implementazione di questo shop. Attenderò nuove news anche da questo punto di vista e vi farò sapere appena si sa qualcosa. Diciamo che questo MMO al momento è estremamente atteso perché, esattamente come Blue Protocol, si pone ad un pubblico che segue gli MMORPG anime style, che ricordo non sono principalmente il mio tipo, perché io sono più da MMO di stampo occidentale o coreano, ma non anime style. Però devo dire che ultimamente sono contenta che ne stiano sviluppando parecchi in questo senso. Mi dà anche un po' di senso di speranza vedere che ne stanno nascendo di nuovi, perché vuol dire che comunque il mercato degli MMORPG non è effettivamente così morto come pensavo e come tanti di noi appunto pensavano. Quindi bene che ne stiano uscendo di nuovi, c'è sempre la speranza che appunto non siano troppo pay to win o che non lo siano per niente, sarebbe bellissimo. Ciao Lili, ben arrivata. Il fatto che Blue Protocol si faccia ancora attendere tantissimo, perché si parla probabilmente del 2022 per Blue Protocol, dà una marcia in più a questo Tower of Fantasy, più che altro perché se siamo già in closed beta con Tower of Fantasy, si presume che verso la fine dell'anno, magari ottobre-novembre, ci sarà già un open beta e quindi la release non dovrebbe farsi attendere tantissimo. Inoltre stiamo parlando di un MMORPG cross-platform che sarà giocabile sia da PC che da mobile. Personalmente so già che lo giocherò da PC, perché per me è così già anche su Genshin, per esempio. Quindi, insomma, spero che sia implementato bene sia su mobile che su PC. Solitamente i giochi che hanno il cross platform, appunto tra PC e mobile, hanno delle implementazioni diverse per quanto riguarda le due piattaforme. Quindi un'interfaccia grafica che è di un certo tipo su PC, mentre sarà diversa su mobile. Questo me lo aspetto. Queste sono le informazioni che al momento ho per quanto riguarda Tower of Fantasy. Se avete altre info in più, sapete magari delle news, delle cosine che non vi ho raccontato in questo video, mi raccomando scrivetemele qua sotto, che comunque io mi andrò a informare, a raccattare indizi qua e là, e vi farò sapere per quanto riguarda lo sviluppo di questo gioco, che a quanto pare è attesissimo nella community MMORPG. Vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di lasciare un pollicino in su o un pollicino in giù se vi è piaciuto o non vi è piaciuto il video, e vi do appuntamento al prossimo. Ciao a tutti! Bonus. Questo è un bonus. È le fusa sul microfono? Oh sì! Oh là.